Maria, che si intitola Freaks Out di Gabriele Mainetti, in uscita. Allora, è di nuovo un personaggio molto particolare dopo Gig Robot, mi racconterai tra poco. Vediamola, questa volta ti sei trasformato in che cosa? In un uomo lupo fortissimo. Punto. Allora, vuoi sapere tutto? No, adesso vediamo, allora, vediamo prima la clip, questa trasformazione e poi ne parliamo, guardate. Si è convinto che esistono scherzi della natura dotati di poteri speciali. E il suo regalo per Hitler. Un pugno di superuomini con lui al comando. Baby, can't you see? Guy like you should wear warning. Io come faccio senza di te? It's dangerous. Non ci separa nessuno. I'm falling. Manco la guerra. Io non ammazzo nessuno. La guerra è guerra. Falli fruttare sti poteri. Il mio non è un dono. È una maledizione. Al cinema il 28 ottobre, Freaks Out, Gabriele Mainetti. Allora, questa volta ci sorprendi con lui che si chiama... Fulvio si trasforma nell'uomo lupo. Voi direte, ma dov'è Santa Maria in questo trailer? Quanto ci è impiegato a trasformarsi? Quante ore anche in questa prova? Allora, avevo 4 ore di trucco tutti i giorni per 26 settimane. E Fulvio è un uomo... Allora, innanzitutto siamo nel 43, l'autunno del 43, quindi Roma occupata dai nazisti, un piccolo circo di periferia, si chiama Circo Mezza Piotta, in cui ci sono personaggi strani, come appunto l'uomo lupo fortissimo, c'è la ragazzina elettrica, il nano magnetico, c'è il domatore di insetti, che è Pietro Castellitto, bravissimo, albino, viene bombardato e questi freaks, appunto, questi come venivano chiamati mostri, si ritrovano in un mondo distrutto dalla guerra, totalmente discriminatorio, in cerca di una casa. E quindi devono decidere se andare in America con dei documenti falsi o cercare una nuova casa in un altro circo di questo Franz, questo tedesco, che anche lui è un freaks perché ha 6 dita per mano, è un pianista eccezionale. È un film, diciamo, è come lo chiamavano Gig Robot, al cubo. Ecco, ma mi dici perché ti piace e scegli sempre questi film con questi personaggi che sono outsider e che poi rimangono impressi nella memoria come Gig Robot? Perché rimangono impressi nella memoria. L'hai detto tu. No. Beh, no, perché sono i personaggi più interessanti da esplorare, no? La normalità uno se la tiene nella vita, invece nel nostro mestiere è bello osare, andare oltre, no? Tirare lo strumento dell'attore fino alle estreme conseguenze, quindi è bello esplorare personaggi che per agire cose che normalmente non utilizzi nella vita di tutti i giorni. Devo dire che ci riesci benissimo. Allora, dal 28 ottobre, Freaks Out al cinema.